Si era alzato di scatto, esasperato, alle 3 di notte, e si era rivestito così in fretta che per poco non usciva in pantofole, senza cravatta, con il bavero del soprabito rialzato, come quelli che portano fuori il cane la sera tardi o di buon mattino. Poi, nell'attraversare il cortile di quella casa, che dopo 2 mesi non riusciva ancora a considerare una vera casa, si era accorto, alzando meccanicamente la testa, di aver lasciato la luce accesa, ma non aveva avuto la forza di risalire. A che punto era la situazione? Lassù, da JKC. Chissà se Winnie stava già vomitando. Probabile. Con il solito accompagnamento di gemiti, dapprima soffocati, poi sempre più forti, che finivano in un'interminabile crisi di pianto. Il rumore dei suoi passi risuonava nelle strade quasi deserte del Greenwich Village, mentre lui continuava a pensare a quei due che per l'ennesima volta gli avevano impedito di dormire. Non li aveva mai visti, né sapeva a cosa corrispondessero quelle lettere JKC che aveva sempre letto solo così. Iniziali semplici, dipinte in verde sulla porta del vicino. Ma sapeva, per aver attraversato la mattina il pianerottolo mentre la porta era socchiusa, che il pavimento era nero, di un nero brillante come lacca. Probabilmente si trattava di una vernice. E la cosa lo aveva molto colpito, anche perché i mobili erano rossi. Sapeva parecchie altre cose, ma frammentarie, non collegabili fra loro, che JKC era un pittore e che Winnie abitava a Boston. Ma che lavoro faceva? Perché, ad esempio, veniva a New York sempre e soltanto il venerdì sera e non in un altro giorno della settimana o magari per l'intero weekend? Ci sono professioni che consentono di far vacanza in determinati giorni. Lei arrivava in taxi, evidentemente dalla stazione, poco prima delle 8 di sera. Sempre alla stessa ora, minuto più, minuto meno, il che faceva supporre che venisse col treno. Quello era il momento in cui esibiva la sua voce stridula, perché Winnie aveva due voci. E si sentiva andare su e giù, chiacchierando in continuazione, come fosse in visita. La coppia cenava nell'atelier e il pasto veniva portato regolarmente da un ristorante italiano nella zona, un quarto d'ora prima dell'arrivo della donna. JKC parlava pochissimo, con voce sommessa. Benché le pareti fossero piuttosto sottili, non si riusciva mai a cogliere quel che diceva, eccetto qualche parola, le altre sere, quando telefonava a Boston. E chissà perché non telefonava mai prima di mezzanotte, a volte parecchio dopo l'una. Pronto? Interurbana? A quel punto Combe sapeva che la cosa sarebbe durata per un bel po'. Riconosceva al volo la parola Boston, ma non era mai riuscito a capire bene il nome o la sigla dell'ufficio. Poi era la volta del nome Winnie e del cognome, che cominciava con una P o una O, una L, ma chissà come terminava. Alla fine un lungo mormorio in sordina. Era una cosa esasperante, sempre meglio che al venerdì comunque. Che cosa bevevano a cena? In ogni caso dovevano bere forte, soprattutto Winnie, perché ben presto la sua voce si faceva più bassa e più calda. Combe si chiedeva come facesse a scatenarsi a quel modo in così poco tempo. Non avrebbe mai immaginato che nella passione ci potesse essere una simile violenza, una così incontrollata bestialità. L'uomo, invece, quel JKC dal volto ignoto, si manteneva calmo, padrone di sé, e continuava a parlare con un tono pacato e quasi accondiscendente. Dopo lei tornava subito a bere, esigeva che le si desse da bere e si poteva immaginare l'atelier tutto in disordine con magari dei bicchieri rotti sul famigerato pavimento nero. Quella sera lui era uscito senza aspettare l'epilogo inevitabile, l'andirivieni precipitoso dentro e fuori dal bagno, i singhiozzi, il vomito, le lacrime e per finire quell'interminabile lamento come di un animale ferito o di una donna isterica. Perché continuava a pensarci? Perché era andato fuori di casa? Si ripromise di appostarsi una mattina sul pianerottolo o sulle scale nel momento in cui lei usciva, perché dopo notti simili quella donna riusciva ad alzarsi regolarmente alle 7 senza bisogno della sveglia e senza disturbare neppure il compagno, perché non li sentiva parlare. Qualche rumore nel bagno, un bacio forse sulla fronte dell'uomo addormentato, poi apriva la porta, scivolava fuori e camminava per le strade, con passo spedito alla ricerca di un tassì che la portasse alla stazione. Com'era a quell'ora? Si sarebbe potuto scoprire sul volto, nelle spalle un po' curve, nella voce roca,
Qualche traccia della notte era quella la donna che avrebbe voluto vedere, non quella della sera che scendeva dal treno sicura di sé ed entrava nell'atelier come in una qualunque casa di amici. Quella del mattino, che se ne andava via da sola alle prime luci del giorno, mentre l'uomo, nel suo tranquillo egoismo, continuava a dormire, la fronte madida sfiorata da un bacio. Era arrivato a un incrocio che gli pareva di riconoscere. Un night stava chiudendo. Sul marciapiede gli ultimi clienti aspettavano invano un taxi. All'angolo della strada due uomini, che dovevano aver bevuto parecchio, sembravano incapaci di separarsi. Si stringevano la mano, si allontanavano per un attimo l'uno dall'altro e subito si riavvicinavano per un'ultima confidenza o per nuove attestazioni di amicizia. Anche lui aveva l'aria di uno appena uscito da un qualche locale, anziché dal proprio letto. Ma non aveva bevuto. Era del tutto lucido, non aveva passato la serata in un ambiente caldo, rallegrato dalla musica, bensì nel deserto della sua camera. Al centro dell'incrocio, una stazione della metropolitana tutta nera, metallica. Un tassi giallo che finalmente si fermava vicino al marciapiede e dopo essere stato preso d'assalto da una decina di clienti ripartiva vuoto, non senza difficoltà. Probabilmente nessuno andava nella sua direzione. Due ampi viali pressoché deserti e lungo i marciapiedi grappoli di globi luminosi. Sull'angolo delle vetrate oblunghe, dalla luce violenta, aggressiva, di una volgarità chiassosa, o meglio, una specie di gabbia di vetro all'interno della quale alcune sagome umane formavano delle macchie scure, e dove lui entrò per non essere più solo. Scabelli fissati al pavimento davanti a un bancone interminabile fatto di un materiale freddo, quasi sicuramente plastica. I due marinai ubriachi e barcollanti, uno dei quali gli strinse la mano, con aria solenne, farfugliando qualcosa che lui non capì. Si sedette vicino a una donna, ma non lo fece di proposito. Se ne accorse solo quando il negro in giacca bianca gli si fermò davanti in attesa dell'ordinazione. C'era un'aria di baldoria e di svaccamento, l'aria di quelle notti in cui ci si trascina senza decidersi ad andare a dormire. L'aria di New York, anche, con la sua violenta, tranquilla sregolatezza. Ordinò una cosa qualunque, delle salsicce. Poi guardò la sua vicina, e anche lei lo guardò. Le avevano appena messo davanti delle uova al bacon, ma lei, invece di mangiare, si stava accendendo una sigaretta lentamente, con gesti studiati, dopo avervi impresso la curva rossa delle sue labbra. Lei è francese, vero? Domandò infine a Combe. Glielo aveva chiesto in francese, in un francese che sul momento gli parve privo di inflessioni straniere. Come ha fatto a capirlo? Non lo so, ma appena entrato, ancora prima di sentirla parlare, ho pensato che doveva essere francese. E aggiunse sorridendo con una punta di nostalgia. Parigino? Parigino puro sangue. Di che zona? Chissà. Se lei vide quell'ombra leggera che gli passò negli occhi. Avevo una villa a Saint-Cloud, ha presente? Lei elencò una serie di nomi, un po' come vengono annunciati sui battelli parigini. Pont de Sèvres, Saint-Cloud, Pont de Jour. Poi, abbassando un po' la voce, ho abitato a Parigi per 6 anni. Conosce la chiesa di Anteuil? La mia casa era lì vicino, in Rue Mirabeau, a 2 passi dalla piscina Molitor. Quanti clienti c'erano là dentro a mangiare salsicce? Non più di una decina, separati gli uni dagli altri da alcuni sgabelli vuoti e da un altro vuoto, indefinibile e più difficile da colmare. Un vuoto che era come un'emanazione del loro essere. L'unico legame fra quelle persone era costituito dai due negri con la giacca sporca, che di quando in quando si giravano verso una specie di botola da cui prendevano un piatto pieno di qualcosa di caldo e lo facevano poi scivolare lungo il banco verso l'uno o l'altro cliente. Perché, nonostante le luci accecanti, si aveva l'impressione che fosse tutto grigio, come se quelle lampade, dei raggi troppo forti che ferivano gli occhi, non fossero in grado di dissipare le tenebre che quegli uomini emersi dal buio della strada portavano con sé. Non mangia? Domandò lui per rompere il silenzio. C'è tempo. Fumava come fanno le americane, con gli stessi gesti, la stessa piega delle labbra che si vede sulle copertine delle riviste e nei film. Ma
E aveva anche gli stessi atteggiamenti, lo stesso modo di scostare la pelliccia facendola scivolare dalle spalle, di mettere in evidenza l'abito di seta nera, di accavallare le gambe inguainate nelle calze chiare. Non aveva bisogno di girarsi verso di lei per osservarla bene. Lungo tutto il locale c'era uno specchio in cui potevano vedersi entrambi, riflessi l'uno accanto all'altro. Era un'immagine impietosa, i lineamenti risultavano come un po' alterati. Ma neanche lei mangia, esclamò la donna. È da tanto che vive a New York? 6 mesi circa. Un impulso inspiegabile lo spinse a presentarsi. Forse uno sprazzo di vanità, di cui subito si pentì. François Combes, enunciò, alquanto impacciato. Lei certo sentì, ma non fece una piega. Eppure era vissuta in Francia. In che periodo è stata a Parigi? Aspetti, l'ultima volta 3 anni fa, poi ci sono passata di nuovo tornando dalla Svizzera, ma mi sono fermata pochissimo. E subito riprese. Conosce la Svizzera? Poi, senza aspettare la risposta, ho passato 2 inverni in un sanatorio, a Leysin. Stranamente, fu proprio per via di quelle poche parole che lui la guardò per la prima volta come si guarda una donna. Lei continuò, con un'allegria forzata che lo intenerì. Oh, non è poi così terribile come si pensa. Per chi se la cava, certo, mi hanno assicurato che ero guarita del tutto. Schiacciava lentamente la sigaretta in un portacenere e ancora una volta lui guardò la traccia come di sangue che le sue labbra vi avevano impresso. Perché per un attimo pensò a quella Winnie che non aveva mai visto. Improvvisamente capì che era per via della voce. Quella donna di cui non conosceva né il nome né il cognome aveva una delle voci di Winnie, la voce bassa, quella dei momenti tragici. La voce da animale ferito, un suono un po' sordo che faceva pensare a una piaga mal cicatrizzata, a un dolore di cui non si è più consapevoli di soffrire, ma che si conserva, lenito e ormai familiare nel profondo del proprio essere. La donna stava ordinando qualcosa al negro e Combe aggrottò le sopracciglia perché aveva colto nel tono della voce e nell'espressione del viso la stessa inafferrabile seduzione di quando gli aveva rivolta la parola. Le sue uova diventeranno fredde, disse allora con fare brusco. Che cosa si aspettava? Perché avrebbe voluto essere fuori da quel locale dove uno specchio sporco rifletteva le loro due immagini? Sperava forse che ne sarebbero andati via insieme, così, senza neanche conoscersi. Lei cominciò a mangiare le uova con una lentezza esasperante, interrompendosi solo per versare del pepe nel succo di pomodoro che si era fatta portare. Sembrava un film al rallentatore. Uno dei marinai seduti in un angolo si sentiva male, come probabilmente Winnie in quello stesso istante. Il suo compagno lo assisteva con commovente solidarietà, mentre il negro li guardava con aria di suprema indifferenza. Erano già lì da un'ora e lui non sapeva ancora niente di quella donna e lo irritava il fatto che lei trovasse sempre nuovi pretesti per tirare in lungo. Nella sua mente era come se fosse stabilito da sempre che sarebbero usciti insieme e di conseguenza come se con quella sua ostinazione incomprensibile lei lo avesse defraudato di un po' di tempo che era loro concesso. E intanto che aspettava fu assillato da un qualche piccolo dubbio. L'accento, per esempio. La donna parlava un francese perfetto di cui si coglieva però una leggera inflessione che lui non riusciva a definire. Quando le domandò se fosse americana e lei gli rispose di essere nata a Vienna, finalmente capì. Qui mi chiamano Kay, ma quando ero piccola mi chiamavano Kathleen. Conosce Vienna? Sì. Ah. Lo guardò quasi con la stessa espressione con cui la guardava lui. In fondo, nessuno dei due sapeva niente dell'altro. Ed erano già le 4, passate.